Ciao ragazzi, parto col dire che questo video non lo volevo fare. È un video doloroso. YouTube, parlo direttamente con te. Se questo video sarà giallo, mi incazzo come un toro. Guarda, vado su Twitch. Ehi, ma io ci sono già andato su Twitch. E se avete Amazon Prime potete fare l'abbonamento gratis. Anche perché ragazzi, questo video è il motivo perché tutti scappano, ok? Ragazzi, nei mesi da YouTube sono stato scammato. Ha fatto girare i miei video più vecchi. Fortunatamente ha smesso. Ma c'è una cosa che non ha mai smesso di fare. Non ha mai smesso di darmi i bollini gialli. Lo vedete la sofferenza? Sono pronto a mostrarvi i miei video gialli. Però ragazzi, un tempo era un po' più permissivo YouTube, cioè ti lasciava un po' più di libertà. Oggi no, oggi ragazzi non si può sbagliare. Però la cosa più brutta è che c'è un algoritmo, c'è un bot che decide se il tuo video va bene o va male. Il bollino giallo significa che il tuo video ha una monetizzazione limitata, cioè zero, non guadagni un cazzo. Non è che il bollino verde è... Adesso il bollino è viola con Amazon Prime. No, scherzo. Non facciamola diventare una meme, grazie. Questi sono i miei ultimi video. Guardate che belli, tutti verdi. Oh, che goduria. Non idoneo. Ah, è vero. Quando faccio i video di calcio c'hanno un minimo 60 rivendicazioni per copyright. Guarda questo. Quindi questi qui non li vedremo, ragazzi. Questi... Ma se questo video supererà 50.000 mi piace, ci andiamo a vedere i video col bollino rosso. Cioè quelli non idonei. Siete pronti? Vado a filtro. Monetizzazione limitata. Eh no! Eh no! Rischia di rovinare una carriera. 130 video. Cacchio rido. Dietro ogni video, anche quelli che non vi piacciono, c'è un sacco di lavoro, ve lo posso assicurare. Immaginate ore e ore di lavoro gratis. Oh mio Dio, ma è la mia vita prima di iniziare YouTube. Ci stiamo memando. Ma in realtà una cosa bruttissima che, se c'è qualche YouTuber all'ascolto, avrà sicuramente provato almeno una volta, è che, come detto, è un bot che decide se il video è giusto o sbagliato. Ci potrebbe essere qualsiasi cosa che lo bugga. E infatti vedrete che in mezzo a questi 130 non hanno motivo di essere gialli. YouTube, non c'è motivo di dammelo giallo, ok? Ah, tra l'altro no, sono 140. Qual è, secondo voi, il primo video col bollino giallo? Briscola scuola gara 1 Yu-Gi-Oh. Tra l'altro il video scammato, 194.000 views, ragazzi. Allora, me l'hai scammato, no? Non si vede una ceppa, non si vede niente in quel video. Cioè, è un pixel enorme, manco le carte riesci a vedere. Ma perché giallo? Tutte e due. Vedete, ragazzi, questo video aveva fatto 35 centesimi. Manco 4 gol, Edor. Comunque, vabbè, è giallo, ragazzi. Motivi non ci sono. Un bel paio di video di Far Cry, ma ce potrei anche stare. Voi direte, vabbè, ma in gameplay. Questo video si chiama... Ce potrebbe pure stare. Quell'altro è culi culi ovunque. Ok. Devil May Cry non lo so. Tomb Raider non lo so. 18 più. Se il video ti dà 18 più, rip è finita, eh. Poi ragazzi, Metro Last Light ci potrebbe stare, ma non ve lo mostro. Ma no, ma no. No, lo speciale dei miei 10.000 iscritti c'ha il più 18. Solo perché avevo messo Christy Mac e quell'altro che cacchio era. Ma vedete che si poteva fare prima, ragazzi? Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Sciascia. Tutti quanti amano Mike Sciascia. Benvenuti a questa puntata speciale per i 10.000 iscritti. In questa puntata speciale vi sveleremo in retroscena i segreti più profondi dietro Mike Sciascia. Signori di YouTube, ma come si fa? Questa era un'idea geniale, guardalo. Tutto bello, ma poi inizia la serie di GTA. Ragazzi, guardate GTA quanti ce n'ho, eh. 1, 2, 3, vai e vai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E questa perché qui si attiva? Ok, se scrivo le parolacce nei titoli. Mio primissimo video con Ciccio Gamer, ragazzi. Che tra l'altro secondo me ne manco male. Più 18, più 18. Poi ragazzi, c'è Outlast, benissimo. Una serie intera. Non so perché, ragazzi, poi c'è attiva, non attiva. Probabilmente me l'avranno tolto, però Outlast proprio non lo vuole, eh. Watch Dogs, chiamato Tette Qui. Robin If in a Pack, Epic Pack Opening. Perché è giallo, no? Ah, il giorno del culo. Ma è Sciascia.
del passato, puoi smettere di scrivere le parolacce nel titolo? E no! E no! E c'ho ragione. E no! Perché Far Cry 1? Però se continuo a dire tutte queste parolacce e a mostrarvi queste cose, questo video potrà essere verde? E no! E no! Infatti no. Il mio culo! Oh, devi smettere! Guarda, ma è show, oh, un gioco di dette, ma me lo merito, me lo merito. Oh, tra l'altro questo video, ragazzi, mi ha fatto 1.300.000. Guarda che video facevo, ragazzi, ma non posso. Ma no, ma questi erano verdi, ragazzi, questi erano verdi, ve lo assicuro. Vedi, ve lo assicuro. Ma adesso passiamo al 2016, all'inizio di, che non verrà mai nominato in questo video, ok? Non ve le zucchero. Che copertine facevo, che views facevo. Questa qui, ragazzi, ha fatto 1.200.000. Vabbè, sto video è storico. Messi Todd e Ronaldo Todd insieme sono devastanti. Bollino giallo. Oggi, ragazzi, ci facciamo un foot draft proprio molto blando. AS, AS anche questo forte. Ci deve stare qualcosa che me lo dà giallo. Se ne va, quitta, ciao, vattene. Ragazzi, è un draft. Giallo, vabbè. Poi, ragazzi, ovviamente c'è l'innominabile tutto giallo. Tutto giallo. Abbiamo Mafia. Abbiamo Resident Evil. Ma no. No, ragazzi, 500 e 500. 1.000.000 di views. I video con Ambra, ragazzi. Leggo i commenti alle foto Instagram da mia ragazza. Ci potrebbero 1.800.000. E addirittura la monetizzazione è disattivata per il video più cringe del mio canale. Tra l'altro non è manco giallo, è proprio più 18. Penso perché ci fossero i fuochi d'artificio. La pistola termica contro l'uovo e popcorn. 1.000.000 di views. Siamo arrivati agli ultimi 30. Avete visto, ragazzi, come in passato si potevano fare delle cose. La maggior parte di quelle che avete visto, quando uscirono, erano tutti verdi, ve lo posso assicurare, eh. Molti, quando arrivava il bollino giallo, chiedevo la revisione. Spesso e volentieri YouTube te lo ridava verde, perché diceva sì, mi sono sbagliato. Altri sono rimasti così. Perché questo video di 1, la regola del 7 e dello 0, considerato il contenuto, ci potrebbe stare, eh. Non... Come copiare a scuola? Funziona. Giallo. Ehi tu, sei stanco di prendere brutti voti a scuola? Hai provato... Cazzo, ero brutto. Ragazzi, queste erano le skill per copiare a scuola. Che c'ha di giallo? Che ci deve stare di giallo? Questo è il ministro dell'istruzione che è intervenuto e ha detto: eh no, eh no. Dell'etichetta. Cioè, perché è giallo? Ma guardate le views, ragazzi. Guardate le views che vado a perdere. Succedono tutte a me. Giallo. Sì, questo è proprio uno di quei video in cui lo youtuber si lamenta, quindi... Eh no, ma cioè, ragazzi, questo è un video in cui piango, ma qual è il problema? Che c'ha di giallo? Quindi, quando voi vedrete questo video, probabilmente il mio account da 1.000.000 sarà tornato indietro. Sarà tornato... Ah, sì, era stato shadowbannato per la tartaruga, ve la ricordate? Leggo i commenti alle foto della mia ragazza su Instagram. Qua era iniziata già la fase che quando beccai il bollino giallo... No, questo qua del piede. Vabbè, però questo qua del piede ci può stare. C'è il 194 draft challenge, 900.000 views. Giallo, il draft. C'è stato un periodo che tutti i video di FIFA me li davano gialli. Mi ricordo che scrissi a YouTube per dirgli: oh, ma è possibile che tutti stanno a fare video sui Toddy e i miei sono gialli? Ma è possibile? Ma mi consenta. E poi bello, ragazzi, quando facevo il ricorso le perdevo pure. Mi dicevano: no, no, è giallo. Eh no! Copio le foto della mia ragazza in vacanza. Ci sta. Le persone più fortunate del mondo. 193! Giallo! 194! Giallo! Trovo Guerro Tots! Giallo! Guarda! Ho trovato un icon! Giallo! Guarda, dopo la revisione manuale, una persona si è messa là, ha visto il mio video in cui facevo il 193. È stato determinato che questo video non è adatto alla maggior parte degli inserzionisti. Draft di FIFA, raga, un draft di FIFA. Quest'altro, guarda, guarda, pure questo manuale. Guarda, pure questo manuale. Dopo la revisione manuale. Dopo le... Oh, raga, cioè non è... Mo, a parte le meme, come vi dicevo prima, capite perché se ne vanno tutti su Twitch? Io ci ho lavorato, io qua ci avevo fatto, guarda, 5 e 1.000.000 di views con sti tre video. E non è, ma avrebbero fruttato i soldi che pensate voi. Buttati. Fa sto video, avrò speso non sa quanti soldi, manco ci sono rientrato. Vabbè, gli infortuni ci sta. Ovviamente l'innominabile, altra WWE. E poi, ragazzi, c'è stato The Last of Us. Ora qui vedete solamente una puntata, di cui tra l'altro ho cambiato pure la copertina. Se avete seguito la serie lo sapete quanti erano gialli. Fortunatamente ho richiesto la revisione e oggettivamente me l'hanno tolti dopo che erano usciti. Quindi voi direte: ammazza, di tutti i video che hai fatto uno solo giallo. Sì,
dopo che è finita la serie. Mentre c'era, quando c'era da fare il solito, no. A voi avrà fatto ridere, a me no, no. Allora, se andassimo a sommare questi video gialli, cioè tra guarda, 1.800.000, 1.300.000, 1.300.000, 1.300.000, 1.200.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, è lì ragazzi, è lì che parte il mal di cuore, capite? Ma io lo faccio per passione ragazzi, ovviamente, perché Twitch lo faccio per soldi, quindi sapete, no scherzo. Saluto, ciao, alla prossima, ciao ragazzi, ciao.